Non vogliamo persuaderci che la sofferenza è necessaria all'anima nostra, che la croce deve essere il nostro pane quotidiano. Come il corpo ha bisogno di nutrimento, così l'anima ha bisogno della croce, giorno per giorno, per purificarsi e distaccarsi dalle cose di questo mondo. Non vogliamo comprendere che Dio non vuole, non può salvarci né santificarci senza la croce. E più Egli attira a sé un'anima, più la purifica per mezzo della croce. Su questa terra ognuno ha la sua croce, ma dobbiamo fare in modo di non essere il cattivo ladrone, bensì il buon ladrone. Cari fratelli e sorelle, bentornati a questo nostro stare insieme con la preghiera e la lettura delle tantissime lettere che ci giungono da tutti voi, dai figli spirituali di Padre Pio e da tante persone che si raccomandano alle nostre preghiere, alle preghiere di noi frati cappuccini qui a San Giovanni Rotondo, presso la Chiesa Inferiore, vicino al corpo di Padre Pio. Caro Padre Pio, siamo due anziani e da molti anni siamo tuoi devoti. Ora ti chiediamo la tua intercessione per i nostri figli Gianmarco, Serena e Luisa, che hanno bisogno urgente di un lavoro. Ci affidiamo alla tua misericordia e appena possibile veniamo a trovarti. Ti ringraziamo, Mariella e Giampaolo. Carissimi Mariella e Giampaolo, purtroppo questa difficoltà di trovare lavoro sta diventando, forse per il mondo intero, una piaga. E per tante persone che si raccomandano a noi, alle nostre preghiere, ecco, noi offriamo la nostra preghiera, la nostra benedizione e affidiamo tutti voi all'intercessione di San Pio. Come voi oggi ci chiedete, cari Mariella e Giampaolo, di pregare per i vostri figli, Gianmarco, Serena e Luisa. Lo facciamo insieme a tante le altre persone che chiedono questa grazia, il dono di un lavoro dignitoso. Possa la Vergine Santa benedire voi e dare ai vostri figli quello che veramente hanno bisogno. Cari frati, con grande gioia posso rivedere il vostro programma, perché era da più di un anno che non avevo il segnale sul digitale terrestre. Finalmente siete ritornati a dare voce alle nostre preghiere. Grazie, Padre Franco. Vi chiedo preghiere presso il nostro Padre Pio, affinché il colloquio di lavoro vada a buon fine. Ve lo chiede una mamma che altrimenti vedrà il figlio partire per l'America. Grazie, Susanna. Cara Susanna, siamo felici che tu possa di nuovo seguire i nostri programmi attraverso Padre Pio TV. Ci sentiamo in comunione di preghiera. Grazie anche per la vicinanza a me come persona. Ecco, preghiamo per tuo figlio, perché questo colloquio di lavoro vada a buon fine. Però se la volontà di Dio è un'altra, ecco, che lui parta per il luogo dove il Signore l'ha destinato. Certo, Padre Pio lo proteggerà, non lo lascerà solo. Noi pregheremo per lui e per te, e tu con il cuore di mamma non lasciarlo mai nella preghiera e nell'incoraggiamento di fare sempre la volontà di Dio. Padre Pio, mi chiamo Bruno. Ti imploro per impetrare dal buon Gesù e dalla sua dolcissima mamma la grazia di guarigione per mia figlia Francesca. Ha solo 24 anni. Il suo futuro quale sarà?
Aiutaci, San Pio, aiutaci tu. Ormai da anni è affetta da gravi problemi psichici. Grazie, Bruno. Bruno caro, il buon Dio possa attraverso l'intercessione di Padre Pio, questa lettera che tu ci hai inviato, proprio possa portare al cuore di Padre Pio quell'attenzione particolare verso tua figlia Francesca e la possa sollevare da questa grave malattia. E anche a te dia tanto coraggio e forza di saper stare vicino a tua figlia. La Vergine Santa delle Grazie, a cui Padre Pio ricorreva ogni qualvolta aveva delle difficoltà, aveva delle situazioni difficili, veramente copra con il suo manto tutti voi e vi dia la gioia di vedere Francesca recuperare la serenità e voi la fede, la forza e la gioia. Noi preghiamo per tutti voi. Ed ora vorrei leggere qualche altra lettera, però dobbiamo concludere. Però sappiate che le vostre lettere sono sempre qui con noi. Vi risponderemo con la preghiera attraverso la benedizione di Padre Pio. Adesso appoggerò queste lettere insieme con le risposte vicino a Padre Pio e invocheremo insieme la preghiera a San Pio. Umile e amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove sperimentiamo di giungere anche noi, per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ed ora questa santa benedizione scenda su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che hanno bisogno di preghiera, di consolazione e di sollievo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti voi.